Ora ci conviene rintracciare la maestra Genkai. Vai, Pooh, prendi tutti con te e portali in volo più in alto che puoi. Questa battaglia rischia di sfuggire a ogni controllo. Tutti, copriremo la superficie della terra di tombe. Praticamente è già come se fossi divenuto un dio. Per me distruggere il mondo degli uomini equivale a schiacciare un nido di formiche. Sei in errore, non devi mentire a te stesso. La verità è che tu ami quel mondo più della tua vita. Amo questo mondo, ma non desidero che sia abitato da esseri umani. Nella loro arroganza, gli uomini distruggono l'ambiente in cui vivono e la chiamano civilizzazione. È tempo che affrontino il nostro giudizio. Così può bastare. Abbiamo raggiunto lo scopo. Ormai possiamo smettere. Vorresti già smettere? Ancora non abbiamo fatto un bel niente! Anzi, io sto iniziando a divertirmi solo adesso! Voglio scatenare un terrore indomabile sull'umanità. Mi spiace, ho già preso una decisione. E oltretutto, cerca di capire. E adesso che cosa combinano? Laggiù si spalanca l'imboccatura del varco dimensionale. I demoni precipitano al suolo. Toglietevi di mezzo, via! Una cosa è chiara, Sensui. Tra il mondo degli umani e il mondo dei demoni non c'è una gran differenza. È la battaglia che conta. A noi due! Deve essere comodo avere una mente così semplice. D'accordo, come vuoi tu. Ma sono completamente impazziti! Che cosa hanno combinato? Gli sono bastati pochi secondi e guardate! Quei due disgraziati hanno distrutto un intero altopiano! Ehi, Sensui! Di un po', e se trovassimo un posto con più spazio? È scomodo combattere dove ci sono tanti ostacoli. Sì, sono d'accordo con te, Urameshi. Vedi quella montagna là in fondo? In quella zona devono esserci soltanto sabbia e rocce. Ne deduco quindi che tu ci sei già stato, è così? E chi lo sa, tutto è possibile.
La storia dell'antico sangue e via dicendo, capisci? Ora andiamo. Dove sono? Sono laggiù. Cerca di raggiungermi. Io mi chiedevo proprio da dove venisse questo uccello, ma è veramente il piccolo Poo. Poo è collegato direttamente all'anima di Yusuke. Quando Yusuke è cambiato, si è trasformato insieme a lui. Oh, a me pare che Urameshi non sia cambiato per niente. Esteriormente no. Cos'è stato? Non capisco, è molto strano. Oh, ecco, hanno già ricominciato. Sono di nuovo avvolti da vortici di energia. Ne serve una quantità incredibile per poterli creare. Sarebbe pericoloso avvicinarsi di più. È energia di classe S, potremmo essere spazzati via in un colpo solo. Si presenta così una battaglia di classe S. Vieni allo scoperto. Lo so che sei dietro di me. Ti sposti sotto la sabbia, ma se non riesci a nascondere la tua energia, è uno stratagemma del tutto inutile. Bravo, mi hai fregato. Ti dirò, disporre di tutta questa energia demoniaca è come stare in sella a un cavallo selvaggio. Fatico a controllarla, ma mi sto abituando. Ehi, non mi piace quell'aria di superiorità, sai? Hai qualche sorpresa per me? No, niente sorprese. Niente di eccitante. Dico sul serio. Dai, fammi vedere. Non è ancora il momento giusto. Sbruffone! Hai esaurito tutte le cartucce, di la verità. Chissà, forse hai ragione tu. Dai, senti un po', Yei. Ma tu cosa dici del potere di quei due? Beh, è vero che Yusuke non riesce ancora a sfruttare completamente la sua energia, ma in questo momento Sensui è comunque in leggero vantaggio. È proprio così. Però lo stile di Sensui appare diverso. Ora sembra che si stia divertendo. È molto strano. Non avverto più la carica d'odio che proveniva da Sensui. Sì, è vero. Ha l'espressione soddisfatta di chi ha trovato un avversario degno di lui. Ah, io Uwado. Quei due non le capisco. Forza, campione, vediamo chi è il migliore. Questa è un'ottima idea. Che mi succede? Combattere contro costui non dovrebbe riuscirti difficile. Che cosa? Combattere contro costui non dovrebbe riuscirti difficile. Ti mostrerò io come usare i nuovi poteri. Non posso crederci! Non ditemi che quello è Urameshi! Una voce misteriosa sembra guidare il corpo di Yusuke Urameshi verso un'insolita trasformazione. Che sia il risveglio definitivo del sangue demoniaco?
Yusuke e Sensui sono adesso uno di fronte all'altro per lo scontro finale. Eccomi, sono arrivato. Ah, scusate, io non capisco. Chi sarebbe questa specie di demone saltato fuori all'improvviso? No, non ci credo. Come sarebbe dire che è Urameshi? Emana un'energia incredibile, mi fa venire i brividi. E io non sono tipo da attacchi di paura. Sensui, finalmente hai trovato pane per i tuoi denti. È la fine dei tuoi piani malvagi. Se fossi in te, comincerai a dire le preghiere. Nel prossimo episodio, vincere o morire. Insomma, è la volta buona per farla finita.